Allora, grazie, buonasera a tutti. Come voi ricorderete, il Presidente del Consiglio qualche tempo fa ha detto: il 16 di giugno celebreremo il funerale dell'IMU sulla casa. In buona sostanza una morte c'è stata, però la morte ha riguardato in particolare la speranza degli italiani di avere un fisco più equo, più umano, più equilibrato. E proprio il 16 di giugno che cosa è accaduto? Lo si chiama Tax Day. Il 16 di giugno ci sono state 24 scadenze, quindi 24 pagamenti d'imposta da parte dei cittadini, dei contribuenti. Ma oltre a questo è il danno, c'è pure la beffa. Perché che cosa è successo? Che un giorno prima di questa scadenza il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un DPCM, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dove ha detto: si rinvia il pagamento delle imposte. Ma voi mettetevi un po' nei panni di quelli che erano arrivati sino all'ultimo giorno e avevano pagato. Quindi nel momento in cui vedono un provvedimento che dice: guarda, tu puoi effettuare il pagamento entro il 6 di luglio, questa gente si arrabbia, perché dice: ma scusate, ma me lo potevate dire prima, me lo potevate dire almeno un mese prima. Ecco, questa prova è la prova provata di come non funziona il sistema fiscale. Ma a queste si aggiungono altre cose. Equitalia, capitolo Equitalia che è molto attenzionato. Qualche tempo fa l'amministratore delegato di Equitalia, l'avvocato Ruffini, ha fatto un'audizione in Parlamento e ha detto: guardate che dal 2000 al 2015 abbiamo ricevuto da tutti gli enti impositori, Agenzia delle Entrate, Dogane, INAIL, INPS, enti locali, un carico di 1 miliardo 58 milioni di tributi, contributi, sanzioni e via dicendo. Non è 1 miliardo e 58 milioni di lire, ma di euro. Dice: guardate, però vi spieghiamo noi che succede ad Equitalia. Dice: allora, il 20,5% di questi carichi iscritti a ruolo vengono poi annullati o dall'ente impositore, Agenzia delle Entrate, oppure dai giudici. La residua parte, gli 800 miliardi residui, che cosa succede? È lo stesso ente impositore che fa autotutela, dice: ma guarda che ho sbagliato ulteriormente, quindi ulteriori correzioni. Poi ci stanno i soggetti cessati, imprese cessate dall'attività, poi ci sono i deceduti, i soggetti falliti. Alla fine, esaminando i diversi passaggi, ci dice che sono lavorabili di questo 1,058 miliardi solamente il 5%. Quindi il 5% del carico di Equitalia è lavorabile, non significa però che si può riscuotere. Quindi se fossimo in presenza di una società di capitale, che succedeva? Cioè, avremmo una società di capitale con un magazzino da svalutare, un magazzino attraverso il quale l'impresa non può andare avanti e dovrebbe portare i libri in tribunale. Questa è la situazione di Equitalia. Aggiungiamo invece la vicenda dell'amministrazione finanziaria. Proprio qualche giorno fa c'è stata una relazione della Corte dei Conti che ha fatto lo Stato nel rendiconto generale dello Stato e ha detto: guardate che gli accertamenti del 2015, quindi gli accertamenti fiscali, si sono ridotti rispetto al 2014 del 4%. E attenzione, si sono ridotti rispetto al 2011-2012 del 16%. Quindi si può subito dire: beh, mi sembra che il tempo del governo di centrodestra si facevano più accertamenti rispetto a quelli che si fanno adesso. L'effetto negativo lo vedremo negli anni prossimi, perché accertamento significa svolgere l'azione di controllo, ma all'esito dell'azione di controllo poi bisognerà recuperare le imposte, quindi nei prossimi anni vedremo sicuramente una flessione del gettito erariale. Poi avete assistito al battibecco che c'è stato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, il vice ministro dell'economia se l'è preso col direttore dell'Agenzia delle Entrate, il ministro dell'economia se l'è presa col vice ministro dell'economia, quindi siamo in una situazione abbastanza caotica. A questo aggiungiamo una vicenda che è intervenuta per effetto di una sentenza della Corte Costituzionale che ha detto che i dirigenti incaricati non possono firmare atti e via dicendo, e quindi molti dei dirigenti e dei funzionari non
non stanno svolgendo la loro attività come facevano negli anni passati. Questa è la situazione di crisi che c'è nell'ambito dell'amministrazione finanziaria. Contenzioso tributario, anche qui riferiamoci solo a dati certi. Il Presidente del Consiglio di Presidenza e Giustizia Tributaria, che è l'organo di autogoverno dei giudici tributari, nella inaugurazione dell'anno giudiziario ha detto: guardate che il contenzioso tributario si è incrementato del 6%, quindi abbiamo 518.000 ricorsi pendenti di fronte alle commissioni tributarie. Quindi contenzioso non aumenta, l'Agenzia delle Entrate ha difficoltà e assistiamo a questi battibecchi interni, Equitalia non funziona, abbiamo queste scadenze che sostanzialmente rendono la vita difficile a tutti i contribuenti, vediamo che fa il governo. Il governo che cosa fa? Innanzitutto fa una delega fiscale e approva 11 decreti legislativi. Se andiamo a vedere questi decreti legislativi, non ce n'è uno che riguardi le piccole e medie imprese, non ce n'è uno che riguarda il settore produttivo per eccellenza del nostro sistema paese. Sì, sono state fatte misure a favore delle grandi imprese, delle imprese che si internazionalizzano e magari è stato guardato pure con occhio benevolo qualche imprenditore che ha trasferito la sua sede all'estero, magari in Gran Bretagna. Voglio vedere ora come andrà a finire con Brexit, perché che cosa è successo? Che qualche imprenditore anche di notevole rilievo, che magari si trova nell'area piemontese, ha portato tutti i suoi asset all'estero e ha fruito di un meccanismo che si chiama exit tax, quindi non ha pagato sulle plusvalenze che sono maturate tra i dati di bilancio e i dati reali al momento del trasferimento. Ha sfruttato una norma comunitaria che consente la possibilità di allocare l'impresa all'estero, di non pagare le tasse e di pagarle in un momento successivo, quando i cespiti vengono venduti, ci sono ipotesi di realizzo. E ora che la Gran Bretagna è uscita dall'Unione Europea, questo imprenditore che deve fare? Dovrebbe pagare le tasse in Italia. Si dovrebbero recuperare queste imposte, perché altrimenti le cose non funzionano. Ecco, queste norme le troviamo nei decreti legislativi. Poi troviamo la legge di stabilità, gli altri provvedimenti. È nota a tutti la vicenda degli 80 euro, però ricordiamo pure che molti soggetti, soprattutto quelli che avevano un reddito complessivo inferiore agli 8.000 euro, devono restituire, hanno restituito senza neppure rateizzare. Questo significa fisco efficiente? Assolutamente no. Abbiamo sentito parlare del superammortamento. Il Presidente del Consiglio dice: abbiamo dato il superammortamento. Sì, ma per le imposte dirette, non lo diamo ai fini dell'IRAP. Quindi questa è la prova provata di come il sistema fiscale si muova a macchia di leopardo, è un sistema capriccioso che non funziona. Alla luce di tutto questo però dobbiamo fare delle proposte. Quindi che cosa si può fare? Io distinguerei proposte da fare nell'immediato e proposte che possono essere adottate in via strutturale. La proposta nell'immediato riguarda nello specifico Equitalia. Se abbiamo visto che a fronte di 1.058 miliardi sono lavorabili, è lavorabile solo il 5%, ma perché non facciamo un intervento che dice: guardate, pagate però la sola imposta, la rateizzate, togliamo le sanzioni, togliamo gli interessi, togliamo e diamo la possibilità alla gente di poterla pagare. Mi dispiace di non aver portato con me oggi una cartella che ha ricevuto un contribuente per la tariffa rifiuti del 2011. L'importo da pagare era 4.000 euro. Per disservizi dell'ente di Equitalia, l'ammontare da pagare è arrivato a 14.000 euro. Questo tra sanzioni, interessi, aggi esattoriali. Ma è possibile che si triplichi un altro po' l'ammontare dovuto? Quindi la prima proposta che io farei, incominciamo a vedere questo stock. Diciamo ai contribuenti: pagate l'imposta, la pagate in un certo lasso temporale, 3-4 anni, e vedrete che la gente pagherà e recupereremo pure sto magazzino che sostanzialmente genera un effetto perverso per i conti di Equitalia. Questa è la prima parte. Vediamo le proposte strutturali. Il tema della flat tax è il tema molto attenzionato. Qua con l'amico Armando Siri abbiamo avuto modo di ragionarci, di vedere un po' i meccanismi. A mio modo di vedere regge la cosa. Poi si tratterà di vedere bene l'aliquota applicabile, ma la flat tax innanzitutto è costituzionalmente legittima, perché se andiamo a leggerci la disposizione dell'articolo 53 della Costituzione,
Si dice che tutti devono concorrere alla spesa pubblica in relazione alla capacità contributiva e si dice che il nostro sistema è orientato alla progressività. La progressività non funziona solo con aliquote crescenti, funziona anche con deduzioni e detrazioni. Questo che è il progetto che la Lega sta portando avanti e che ritengo assolutamente condivisibile e giuridicamente fondato. Però noi troveremo l'opposizione netta di chi? Della burocrazia ministeriale, perché troveremo la Ragioneria Generale dello Stato che dice no, ragionando proprio con la precisione certosina del ragioniere, dice ma guardate che nel momento in cui abbiamo delle aliquote progressive e le sostituiamo con un'aliquota unica, cala il gettito, perdiamo il gettito. Dice quindi non lo possiamo fare. Come ci muoviamo con l'Europa, come ci muoviamo con tutto il sistema internazionale? Beh, allora facciamo una sfida. Diciamo, guarda, la flat tax la mandiamo in vigore dal 2018, supponiamo che nasce nel 2018, per verificare che cosa può succedere. Intanto facciamo una flat tax sui redditi incrementali. Esempio, nel 2016 noi abbiamo 100 di reddito, nel 2017 abbiamo un 20 di reddito in più. Anziché applicare le aliquote progressive sui 20 di reddito in più rispetto ai 100, io dovrei pagare, supponiamo, l'aliquota del 43%, applico un'aliquota bassa, un'aliquota del 10-15%. Questo intervento ha una duplice finalità. Uno, combatte l'evasione, perché se io nel 2016 non avevo dichiarato niente, nel 2017 dichiaro un qualcosa in più e so che pago un'aliquota ragionevole del 15%, l'effetto quale sarà? Che vengo allo scoperto. Altro aspetto positivo è che una volta fatto questo tipo di operazione, una volta che è venuto allo scoperto il contribuente è stimolato a investire, a produrre, a darsi da fare, a produrre ricchezza, a generare reddito. Quindi flat tax sul reddito incrementale nel 2017 e poi flat tax a regime perché ho fatto crescere la base imponibile e quindi dal 2017 sono assolutamente in condizione, una volta che è emersa base imponibile, di abbassare queste benedette tasse, di abbassare le aliquote. Questo è il primo intervento. Altro tema, studi di settore e studi di settore. Sappiamo che questo è diventato un sistema di vessazione del contribuente. Basti pensare a tutte queste schede che si debbono compilare, bisogna mettere tutta una serie di informazioni, rischi, eccetera, eccetera. Allora, che cosa bisogna fare? Oggi il fisco è a conoscenza, attraverso le sue banche dati, anche qui ci sono 130 banche dati che dialogano tra loro, alcune bene, alcune male e via dicendo. Ma in buona sostanza il fisco è in grado di conoscere la posizione del contribuente. Allora, perché non facciamo una sfida di questo tipo, legata sempre alla riduzione delle aliquote? Facciamo un concordato preventivo. Io, Agenzia delle Entrate, chiamo il contribuente e gli dico nel 2016, guarda che nel 2017 e nel 2018, sulla base dei miei elementi, tu dovresti avere questo reddito che assoggettiamo a tassazione più bassa con un'aliquota inferiore. Quindi su questo, per 2 anni, tu mi paghi le imposte su questo reddito. Se guadagni di più, beh, te lo tieni in tasca. Quel di più, in un momento critico per l'economia come questo, non è che la gente lo va a mettere sotto il mattone o lo risparmia, che cosa fa? Lo immette nell'economia, quindi genera che cosa? Genera valore aggiunto, generando valore aggiunto si applica un'altra imposta, un'imposta sui consumi e qui entriamo nella logica della sostituzione dell'imposta sul reddito all'imposta sui consumi. Quindi questo è un altro intervento che si può fare, via gli studi di settore, semplificazione e poi a fronte di questo che cosa si può fare? Un concordato preventivo, quindi mettersi a tavolino ex ante, soprattutto per le piccole e medie imprese, e gli si dice guarda, tu mi pagherai queste imposte per 2 anni, il di più te lo tieni in tasca e quel di più che ti tieni in tasca sicuramente verrà immesso nel circuito produttivo e genererà anche maggior gettito. Infine, le altre due questioni che secondo me devono essere risolte, quelle del contenzioso. Abbiamo visto che se si incrementa il contenzioso siamo punto e da capo. Allora che cosa si può fare qua? C'è la mediazione che fu introdotta dai governi di centrodestra, però bisogna correggere un po' il tiro. Innanzitutto bisogna affidarli non all'Agenzia delle Entrate o all'Agenzia delle Dogane, ma a un soggetto terzo.
Se si tira un po' più sull'asticella rispetto ai 20.000 euro oggi oggetto di mediazione, si evita tutta la fase del contenzioso e quindi si deflaziona, diciamo, il grosso carico che c'è di fronte alle commissioni tributarie. E poi l'ultima cosa, che cosa si può fare? Non ha senso in un momento difficile come questo che i soggetti che hanno dei crediti, che vantano dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, poi sono tenuti a pagare le imposte. Ma le imposte di periodo, l'IRPEF piuttosto che gli altri tributi, IRES e via dicendo, questi possono essere compagati attraverso il credito che si ha nei confronti della pubblica amministrazione. Oggi il sistema è così penalizzante, pensate, che se un contribuente fa, non c'è i soldi per pagare la sua imposta sul valore aggiunto, però l'ha indicata nella dichiarazione, quindi l'ha indicata nella dichiarazione dei redditi, è un credito nei confronti dello Stato che supera i 250.000 euro. Purtroppo non ha queste risorse e non lo può pagare. Non solo rischia sanzioni amministrative, rischia pure di andare in galera, perché tra le diverse norme si dice che se l'imposta da versare è indicata in dichiarazione, quindi non c'è dolo, non ci sono situazioni, diciamo, penalizzanti, il soggetto purtroppo non ha i soldi perché non vengono date queste risorse né dallo Stato né dagli enti pubblici e via dicendo. Può rischiare il penale, questo assolutamente non può essere. Quindi vedete che attraverso tutta una serie di misure, sia di carattere congiunturale, sia di carattere strutturale, si può cambiare verso, veramente cambiare verso al sistema fiscale e fare in modo che questo sistema fiscale sia allineato effettivamente con i principali standard dei paesi più avanzati. Grazie.